Il mio paese è molto conosciuto per essere un paese con un ingente debito pubblico. Pochi ricordano che siamo anche il paese che ha la capacità di risparmio che il nostro paese ha. Quindi la fotografia vera dell'Italia è quella di un paese che ha un pesantissimo debito pubblico e anche il paese che ha una capacità di risparmio per cui si colloca al primo posto nel mondo. In più nel mio paese c'è un sistema bancario molto forte. Abbiamo banche che sono vanto dell'Italia perché sono le uniche che hanno resistito nella bufera dopo il fallimento del sistema finanziario americano e quello anglosassone. E quindi mettendo assieme questi tre soggetti, il risparmio che c'è, le banche che sono forti, patrimonializzate, ben organizzate e tanti imprenditori che vogliono investire, allora noi immaginiamo di sviluppare questa filosofia. E cioè le infrastrutture che sono capaci di generare reddito devono essere progettate, costruite e gestite da privati. È un salto culturale molto impegnativo, però sta dando i primi risultati, perché questa norma che avevamo previsto la prima volta nel 2002, dal 2002 l'abbiamo modificata poi nel 2008, adesso addirittura abbiamo previsto nella manovra che è già diventata legge dello Stato, nello scorso mese di luglio, che il privato possa proporre queste opere pubbliche anche in assenza di una scelta del pubblico, cioè l'amministrazione pubblica, il comune, la provincia, la regione, l'ANAS, l'ENAC, l'autorità portuale non si avvede della possibilità di fare un'opera pubblica, il privato la può proporre lo stesso, poi è sempre l'amministrazione pubblica che decide se inserirla nella sua programmazione oppure no, però il privato la può proporre. Sappiate che nel 2003 in Italia si sono costruite più di 1.000 opere che hanno comportato un coinvolgimento di 10 miliardi di capitale privato. L'anno scorso lo stesso, mi pare, secondo i dati che ha fornito Palazzo Chigi, l'unità tecnica della finanza di progetto, sono state fatte 1.250 opere pubbliche con questa tecnica. E anche qui sono state coinvolte più di 10 miliardi di risorse private. Se tenete conto che nel mio paese anno per anno mediamente si fanno opere pubbliche per circa 40 miliardi di euro, allora possiamo concludere che già oggi l'Italia è il paese nel quale un quarto delle opere pubbliche, certamente quelle di piccola e media dimensione al momento, un quarto delle opere pubbliche nel mio paese già si fanno con il contributo determinante del capitale dei privati.